Vi parlo dalla sede di Dea Toscana, a Sesto Fiorentino, dove è in corso l'annuale festa dell'olio, una festa che noi abbiamo seguito per tanti anni, escluso gli anni del Covid, ma ora è ripresa a pieno ritmo e come vedete dalle immagini per tutta la giornata di oggi qui c'è stato un flusso continuo di persone per, anche per lo scambio degli auguri di Natale e ovviamente anche per acquistare tanti regali da fare alle persone care in occasione del Natale. Insieme a me c'è Greta Pieri, seconda generazione dei gestori di questa attività che non solo ha sede a Sesto ed è conosciutissima in Toscana, ma ha diramazioni in tutto il mondo e ha un punto vendita elegantissimo nella storica Borgognissanti vicino a Piazza Goldoni. E gli anni scorsi sono stati i genitori di Greta a presentare questo evento ai nostri telespettatori, oggi sono impegnati perché come detto qui ci sono tante tante persone, sarà Greta ovviamente a introdurre i nostri telespettatori a questa festa che prevede anche un percorso. Lo vogliamo anticipare, poi ci saranno altri collaboratori dello staff che ci presenteranno le, i vari step di questo percorso. Noi oggi accogliamo per la festa dell'olio. Noi facciamo cosmetici naturali e biologici per il benessere a base di olio extravergine. No, da quanti anni? Da 20 anni. Per l'appunto il 25 novembre abbiamo fatto 20 anni, quindi siamo contentissimi. Oggi vi accogliamo. Ci Sarà il percorso: faremo la in primis la realtà virtuale, quindi ci metteremo il visore, vi portiamo a frangere le olive nella Toscana con la realtà virtuale, quindi guardando in su ved vedremo il cielo, guardandosi intorno a 360 gradi si va a frangere le olive in un altro mondo, quello virtuale. Poi andremo a fare la degustazione dove illustreremo e spiegheremo i difetti dell'olio, poi faremo assaggiare l'olio extravergine d'oliva toscano IGP biologico. Che che è quello che usiamo per i nostri prodotti perché è il migliore degli visto oli. Visto che siamo nell'imminenza delle festività natalizie, quali sono i prodotti di vostra produzione che si indirizzano bene per un, un regalo di Natale? Allora abbiamo la linea corpo e la linea viso sulla linea viso siamo molto contenti perché abbiamo vinto il premio del miglior prodotto biologico anti-age dell'anno al SANA di Bologna quindi sulla linea viso vi possiamo consigliare sì. creme anti-età se uno diciamo, ha il coraggio di regalarla perché alcune in alcune occasioni rifiutano il regalo <ride> esatto e, e la linea corpo invece bagnoschiuma, shampoo crema mani, sapone liquido tutti i prodotti per, per il corpo e fare un regalo con con un prodotto toscano naturale e biologico è chiaramente un regalo sicuramente apprezzato e ben, ben accetto da chi lo riceve. Allora ora tu passerai il testimone, anzi il microfono tuo fratello, a tuo fratello perché ci sta aspettando per le degustazioni che sono frequentatissime e speriamo che sia il nostro turno perché stiamo aspettando ormai <ride> un po'. Non un po'. Sì, Leonardo è mio fratello assaggiatore di olio come me vi farà assaggiare appunto i difetti e i pregi dell'olio vi piacerà l'importanza di oggi è celebrare appunto l'IGP toscano ma comunque le varietà toscane che sono quasi 40 però quelle più conosciute quelle più usate per ora sono intorno a 10 6 sono quelle più importanti Lecino, frantoio, morino, moraiolo, pendolino e lecce del corno. Queste varietà vanno a comporre l'olio toscano, IGP, perché l'olio per essere toscano deve essere certificato o dopo IGP, ora poi vi spiegherò perché. È importante perché queste varietà vengono piantate a livello agronomico in maniera diversa all'interno della Toscana, in percentuali diverse, per esempio il moraiolo più sulla costa, per varie resistenze alla salsedine o a varie altitudini. Varie Differenze morfologiche, però poi nella fase di frangitura hanno una maturazione diversa. Questa maturazione diversa delle olive dà delle caratteristiche diverse all'interno dei monovarietali. Chiaramente i monovarietali poi vengono assemblati e viene creato il GP Toscano. L'importante è che questa azienda, appunto Ivela Toscana, riesce a inserire all'interno dei loro cosmesi. Olio Stavegine deriva IGP Toscano certificato. E non è da poco, perché IGP Toscano è un olio che passa degli esami sia chimici che organolettici, e oggi proviamo a fare appunto un esame organolettico insieme e proviamo a capire quali possono essere le differenze tra un olio certificato e un olio commerciale. Si è conclusa ora una piccola degustazione guidata, insieme a me c'è Leonardo al quale Greta poco fa ha passato il testimone, cioè il mio microfono, poi sarà lui a presentarci chi ha condiviso con lui questa vera e propria lezione sull'olio extravergine GP. È un olio decisamente toscano di quello di cui abbiamo parlato. Abbiamo sentito parlare di pregi e difetti e questi si riverberano anche poi sulla vostra produzione cosmetica. Assolutamente. Perché? Il perché? Questo olio è un olio diciamo denominato all'origine perché è una IGP, Indicazione Geografica Protetta e viene prodotto soltanto nella regione toscana con sei cultivar che sono leccino moraiolo, pendolino, leccio del corno, che sono frantoio E sono qua tutti in bella mostra e abbiamo voluto rendere omaggio a queste piante bellissime che tra l'altro ci ha portato il nostro amico e collaboratore Pietro Barachini e noi siamo qua oggi per rendere omaggio a chi produce e a chi con tantissima passione rende possibile questo. Abbiamo fatto un evento dove degustiamo l'IGP toscano biologico insegnando il come si fa e mi aiuterà Pietro, lascio la parola a lui, del come è la degustazione dell'IGP. Io, del io prima ti toscano. vorrei chiedere una cosa, sia tu che Pietro, durante questa lezione sull'olio avete usato la parola passione più volte. Sì, sì perché senza dubbio, senza quella, non, non potrebbe essere. Eh, realizzato questo, questo tipo di olio perché sono olive che vengono raccolte a mano e il contadino eh, è attentissimo ogni giorno a quello che è il grado di maturazione dell'oliva, e quindi senza la passione non riusciremo a fare un tipo di olio in, in questa maniera. E noi, dal nostro, dalla nostra parte, che siamo un'azienda che trasforma questo tipo di extravergine, eh, continuiamo la passione produttiva nel, in, un, in un mondo che è quello della cosmetica, perché non ci scordiamo che. L'extravergine d'oliva toscano GP biologico ha delle caratteristiche fondamentali per la nostra pelle, che è l'organo più esteso che abbiamo, quali i polifenoli, i toccoferoli, la vitamina E, contenuti all'interno di questo tipo di olio, che fanno benissimo al nostro, alla nostra pelle, ma anche al nostro organismo. Quindi, ci curiamo dall'interno mangiandolo, e abbiamo una grande fortuna che dall'esterno, quindi applicando creme, utilizzando lo shampoo, eh, il sapone liquido per le mani e quindi la passione sì, la passione è un po' il motore che muove tutto per Pietro rendere però, possibile Pietro nel suo intervento finale ha detto "La passione ce l'abbiamo tutti, però non ci dimentichiamo che la passione ha un costo". Esatto, noi molte volte in Toscana eh, come tutte le regioni olivicole hanno questa passione per l'olivicoltura, fortunatamente, perché sennò no non esisterebbero le colline toscane, i manuosentori principali sono i contadini, ma nel senso buono della parola, molte volte però non mettono mai in conto le ore e la fatica che fanno, perché dietro a un prodotto come l'olio esterno di oliva, IGP Toscano, c'è un mondo, dietro a una bottiglia c'è un mondo di persone che si impegnano ogni giorno per garantire la qualità e noi abbiamo la fortuna, come altre regioni d'Italia, di avere delle varietà fantastiche che danno un olio nutraceutico, perché l'olio è il primo prodotto alimentare che nutre il nostro organismo e ci fa combattere malattie gravissime. Chi garantisce il consumatore? Come si può autogarantire il consumatore? Quali eh. processi deve seguire per essere sicuro di non prendere un prodotto farlocco, parlando proprio in eh, moneta spiccio? Eh, il consumatore deve informarsi, ma il primo interlocutore che ha è la, il contenitore, quindi la bottiglia in questo caso deve... Parlare e dirci innanzitutto se l'olio è certificato, come in questo caso quindi passa degli esami importanti come il panel test, che ci fa capire che quell'olio sicuramente ha passato un esame ed è sicuramente toscano, che ha delle caratteristiche nutriceutiche perché se no non passerebbe quell'esame. Quindi l'olio toscano IGP ha un bollino di riconoscimento identificabile, addirittura con un numero progressivo che identifica il produttore, quindi abbiamo anche una tracciabilità garantita. Che il consumatore sa che, anche se non è esperto, che quell'olio arriva sicuramente dalla Toscana che è un olio nutraceutico. Allora, Leonardo, chi non ha avuto oggi l'opportunità, la, la fortuna, diciamo anche fra parentesi, di poter venire per l'intera giornata nella sede di Idea Toscana Sesto Fiorentino e magari vorrà, dopo aver visto questo servizio, avere informazioni più dettagliate, quali eh, contatti deve prendere sui social? Allora potrete scrivere su. Internet eh, e seguirci sulla nostra pagina Instagram. L'evento è stato riportato dalla nostra collab collaboratrice Chiara. E, mh, rendo omaggio anche in questo momento perché è bravissima. E poi potrete venire a trovarci in Borgognissanti al numero 2. Centro a Firenze, Quindi, diciamo in prossimità di Piazza Goldoni. In prossimità di Piazza Goldoni, benissimo: dove al piano di sopra c'è una visita esperienziale, una visita anche guidata dalle nostre colleghe, dove potremo fare per tutto l'anno la degustazione dell'IGP Toscano Biologico. E entreremo nel mondo di Idea Toscana grazie a delle esperienze, una virtuale con un visore dove si raccoglieranno le olive, un, un visore in realtà aumentata e poi grazie a una parete che noi abbiamo chiamato il potere della natura riusciremo a capire quali sono gli oli essenziali e le materie prime che noi utilizziamo per, per, per creare il prodotto cosmetico quindi vi aspettiamo in Borgogni Santi 2 e gli orari sono dal lunedì al sabato continuativi quindi venite numerosi, grazie mille